Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento. Siamo su Sonic Where Shadow Generations. Sarò sincero con voi, non so se portarlo come let's play completo e in questo caso sarebbe solo la parte di Shadow, perché Sonic Generations io l'ho giocato a suo tempo quando uscì e credo sia la stessa cosa qui ora che l'hanno riproposto con questa versione, quindi direi di andare subito a vedere Shadow Generations. Ma senti che musica! E non perdiamo tempo, vai! Non ho giocato la storia di Shadow quando uscì il videogioco, che c'è un videogioco dedicato solo a Shadow, però ho visto qualche gameplay e mi sembrava piuttosto particolare. Quindi facciamo la storia di Shadow, vediamo che cosa ci offre. 50 anni fa, a bordo della colonia spaziale Ark, il geniale professor Gerald Robotnik ha cercato di creare l'essere supremo. Ha chiamato la sua creazione Shadow. Shadow è cresciuto insieme alla nipote di Gerald, Maria. I due erano inseparabili. Una serie di tragedie si abbatté sull'Ark. I militari cercarono di insabbiare tutto. Uccisero Gerald e Maria e rinchiusero Shadow. 50 anni dopo, Shadow si risvegliò, pieno di dolore e rabbia, perseguitato dalle ultime parole di Maria. Shadow, ti prego, per tutti gli abitanti di quel pianeta. Shadow voleva vendicarsi e cercò di distruggere il mondo. Ma all'ultimo istante si ricordò qual era il desiderio di Maria. Proteggere il suo amato pianeta e tutti i suoi abitanti. C'erano altri segreti nel passato di Shadow. Era stato creato dal DNA di un conquistatore alieno malvagio, Black Doom. Shadow non capiva perché Black Doom lo volesse in prima linea, nella sua invasione della Terra. Dopo tante battaglie, Shadow riuscì a distruggere Black Doom e il suo esercito, liberandosi finalmente del suo passato. Shadow the Hedgehog, l'oscuro guerriero solitario che giudica il mondo secondo le sue regole. Il passato tornerà a tormentarlo. Facciamo allora una nuova partita. Slot 1, beh certo. Possiamo svegliarlo adesso? Posso vederlo? Credo di sì, certo. È arrivato il momento di risvegliare l'essere supremo. Benvenuto al mondo, Shadow the Hedgehog. Shadow, sono Rouge. Mi ricevi? Qui, Shadow, ti ricevo. Sei ancora a bordo dell'Ark? Sì, ho raggiunto la colonia spaziale un'ora fa. Bene, dacci un taglio. Ti stai perdendo la festa di compleanno. Come ti ho già detto prima, Gunn ha rilevato un'insolita biofirma a bordo dell'Ark. Non me ne vado finché non avrò eliminato ogni minaccia. Ma c'è il cibo gratis! E ci siamo allora! Adesso ti ho preso e non ti lascerò scappare. Oh, oi! Oh yeah! Bello! Oh, così mi piace, sì! Vai! Sì, premi B per saltare, sì!
Ah, B più Y. Ah, beh, diverso, sì. Ah, ma è Chaos Control. No, non così però. Non così. Bello il Chaos Control, mamma mia. Ah, bene, bene. Ci sono le route alternative. Ah, sopra. Non ho il light dash, però con Shadow. Vabbè, ci sta. Questo è il potere finale. Ok. Perché me lo fa usare ora? Non ho capito perché me l'ha fatto usare ora. Oddio, si controlla male lì. Aio, ehi. No, l'avevo notato, ma non ci ho badato più di tanto perché pensavo che bastasse il... Oddio, cosa ho fatto? Chaos Control! E non mi fa male, non mi fanno male, beh, giusto. Ok, ho capito. Allora, che poi quello che ho fatto prima non era proprio Chaos Control quando ho distrutto le macchine prima, però era, insomma, si teletrasportava, ecco. Mi pare che Shadow era il controllo comunque sia del con gli smeraldi del caos, ecco. Specifichiamo. Allora, raga, i comandi davvero sono pessimi, accidenti. O sono fuori forma io che non gioco a Sonic da troppo tempo, ma... Forza, facciamo! Chaos Control! Il brutto è che però bisogna usarlo tutto ogni volta. Vabbè. Che roba è, no? Ah, bene. Mamma mia, che bello. No, c'erano gli anelli lì. Oddio. Che ci fa lui qui? C'era anche lui? Ci picchia. Questa è la famosa parte che si può fare con una mano sola? Calma, con calma. Ma che... No, pensavo fosse pavimento. Proprio. Mamma mia. Ah. Interessantissimo questo pezzo. Ma ci picchia. Oh, bello! Radical Highway!
picchia. Cioè, ragazzi, i controlli sono pessimi, devo davvero ammetterlo. Non puoi sottrarti al tuo destino. Wow, ma che figata. Questo è il Sonic che piace a me. Il falso Chaos Emerald realizzato da Tails per sventare i piani del dottore. Persino io faccio fatica a distinguere qual è quello vero. Certo però che moneta su Shadow ci sta davvero bene, eh. Completa l'atto 2. E andiamo. Questo è il potere finale. Che sbaglio. Wow. Così, ecco. Ok. Ah, pensavo di poterlo fare senza mai fermarmi, ma a quanto pare no. Beh, è giusto. Oh, attenzione. Ah, guarda. La precisione che ho io nel saltare nei momenti più sbagliati, penso che non ce l'abbia nessuno. Non ce la faccio, ragazzi, niente da fare.
Allora. No, vabbè, questa qui proprio la sto cannando alla grande, questa parte. Però quanto è bello, Shadow, mamma mia. Più che altro a me piace quando in Sonic si corre. Ecco, però se riuscissi qua anche... Oh, eccolo qua, va. Qui cosa succede? Niente. Va bene. Eh? Ah, ok. Ma perché non me l'ha aperto sopra? Fermati. Così si apre. Anche da lontano, ok. Ha senso. Questo è il potere finale. Niente, ora non riesco ad aprirlo. Vola! Fuori dai piedi! Figata. Tieni premuto ZR in aria per planare. Ok. Bellissimo. Ma è bellissimo tutto ciò. Ma che fai? Fermati! Che comunque fa finire, fa consumare l'energia a queste ali, quindi non so quanto siano utili. Vabbè. Ma che fa? Oh, ma insomma. Eccolo, ora servono le ali. Mamma mia. Pessimo questo, pessimo, sì. Ho perso un sacco di tempo. Che cos'era quel nuovo potere? Non ho mai fatto nulla di simile prima d'ora. È qualcosa che normalmente non dovrei essere in grado di fare. Eppure sembrava naturale. Che cosa potrebbe causare queste mutazioni? Maria? No, lei non c'è più. Ho le visioni. Maria! Shadow, ti prego, per favore, fallo per me. Maria,
per tutti gli abitanti di quel pianeta. Sayonara, Shadow Dejo. Devo rimanere concentrato, affrontare la situazione attuale e non inseguire sogni. Gli ingranaggi di Doom possono sbloccare dei poteri speciali contenuti nei dispositivi di tenuta di potenza. Cerca questi dispositivi. C'è qualcosa che mi chiama. Fuori dai piedi! Un nuovo potere. Ma questa cos'è, la zona del debug? Questa è la zona, la debug mode per provare il gioco. Come gira. Ho capito. Ma quindi ora... Momento. Osservazione. Chiamata anomalia aria. La ricerca preliminare dei Black Arms indica che si chiama Black Moon. Nessuna minaccia immediata, rimanere in allerta e procedere con la missione. Ah, mi indica che la prossima zona è quella dove... dell'altra parte, dove stavo andando prima. Devo dire che mi invoglia continuarlo, perché è praticamente Sonic ma con Shadow. O comunque Shadow che corre come Sonic. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, è molto probabile che lo continui. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili e ci vediamo al prossimo video. Ciao!